bentornati su Army Focus. Allora, dopo aver installato i vari accessori sul nostro Remington 870 dobbiamo provvedere a rimontare il tutto. Allora, da dove partiamo? Partiamo innanzitutto con l'oliare, alcune parti che stanno più in movimento, ecco, e che non sono facilmente raggiungibili poi una volta rimontato il tutto. Allora, quindi con una pezzuola di cotone e un po' d'olio, per esempio il Ballistol, che offre anche una buona protezione dalla ruggine, andiamo a oliare rispetto alla canna la parte finale, ok? Qui. Basta un sottilissimo strato di olio, poi andiamo a fare la parte interna qui, dove appunto andrà a appoggiarsi la canna, la parte sotto di questo pezzo qui, ok, allo stesso modo questa parte qui che scorre, ok. E ora possiamo procedere al rimontaggio del Remington. La prima cosa che dobbiamo andare a rimontare è la parte del grilletto. Allora, qui prima di andarla a rimontare dobbiamo avere alcune accortezze. Allora, innanzitutto la sicura deve essere inserita, quindi andiamo a inserirla. Poi il cane deve essere in monta, quindi andiamo ad armarlo finché non sta fermo. Controlliamo quindi che la molla sia in tensione. Controlliamo inoltre da questa parte che il pistoncino sia al suo interno e che questo meccanismo sia libero di muoversi e tornare in posizione. Possiamo ora andare a rimontare, ok, andando ad allineare la parte sempre un po' rognosa, questa parte qui. Andiamo a premere leggermente qui per inserirlo al meglio, eccolo qua. Ecco, una volta fatto andiamo a chiudere, controlliamo l'allineamento dei due fori e andiamo a reinserire i due pin. Come per lo smontaggio, anche qui sono abbastanza semplici da inserire, a volte anche si può fare con le mani, può essere fatto uno da una parte e uno dall'altra. Io ora non lo vado a fare qui, è sufficiente andare a batterli eventualmente leggermente anche con un pezzo di plastica e vanno all'interno. Questo da questa parte qui, potete anche provare a eventualmente girare il fucile e andare a vedere se dall'altra parte è più comodo. In generale comunque quello grosso va inserito in questa posizione e quello più fino, che è questo qui, va inserito da quest'altra parte, ok? Io non lo vado a fare perché poi questo mi serve per il montaggio di un ulteriore accessorio. Passiamo ora al montaggio della stina. Allora, anche qui con una pezzuola leggermente imbevuta di olio andiamo a oliare bene la parte qui del serbatoio, ok? Poi andiamo a inserirla, ok? Arrivati qui ci fermiamo, perché a questo punto andrà inserito questo pezzo qui, okay, eccolo qui, si deve allineare, ok, vedete si è allineato qui. Quest'altro pezzo invece, l'estrattore, va semplicemente messo al di sopra. E poi dobbiamo andare a premere qui queste alette come per lo smontaggio, prima da una parte e dopo dall'altra. In questo modo il tutto rientra e possiamo portarla fino a fine corsa tranquillamente. Andiamo quindi a inserire la nostra molla con la nuova che ci è venuta con la magazine extension di due colpi, e una volta raggiunta la fine andiamo ad avvitare l'estensione e il gioco è fatto.
come vedete, nonostante i buchi che abbiamo fatto, sono nascosti dall'anello, quindi non si noteranno assolutamente a lavoro finito. Ed ecco qui appunto l'estensione da due colpi ci permette anche di stare abbastanza in linea con la canna e non avere una fuoriuscita con un'estensione maggiore, però comunque sono acquistabili da 3 o 4 colpi, quindi circa una spanna in più. Bene, e procediamo ora con l'inserimento appunto del fermo che andrà installato qui. L'installazione del fermo è un'operazione abbastanza semplice, basta che andiamo a andare a prendere una misura intermedia, per esempio anche qui potrebbe essere più che sufficiente. Andiamo a inserire in modo speculare anche l'altro pezzo, andiamo a mettere il portacinghia con la parte filettata da questa parte qui, lo mettiamo sopra e andiamo a mettere il dado. E poi potremo andare a stringere e abbiamo concluso anche il rimontaggio del Remington 870. Possiamo ovviamente testarne tutte le funzionalità, quindi andare a vedere se la stina fa il suo dovere. Mi sembra di sì, adesso non ho la parte qui del grilletto installata, quindi è normale che ci sia un po' di resistenza. E basta, per oggi è tutto e vedremo poi nel prossimo video come andare a montare l'ultimo accessorio, ovvero il caricacolpi, questo qui, il caricacolpi laterale, il portacolpi laterale del Remington, il side saddle. Grazie per l'attenzione e alla prossima.